Buongiorno pilota o buonasera pilota, benvenuto in un nuovo Air Café. Air Café è la prima e unica rivista al mondo, secondo me, che parla di simulazioni di volo e aeronautica in generale nel tempo della degustazione di un caffè. Oggi speciale 3000 iscritti, ma prima di cominciare, come sempre, ti invito a lasciare un bel mi piace, a iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e a supportarlo attraverso i tuoi acquisti su Amazon. Come? Ah, cosa mi sono fatto al dito? Siccome abbiamo fatto i 3000 iscritti su questo canale, ho voluto ieri sera appunto festeggiare attraverso una mangiata di torta fritta, che è un tipico prodotto qui di Parma, e quindi affettando il prosciutto mi sono affettato anche il dito. Ma questo non ci deve scoraggiare, ma questo che renderà i miei voli un pochino più difficili, soprattutto con DCS e per l'utilizzo del Warthog, sicuramente insomma influirà sul mio volo e anche su questo canale fino a quando non mi riprendo con il dito. Ma parliamo di oggi, parliamo dello speciale 3000 iscritti. Ho tre cose importanti da dirvi, l'ultima, la più importante, la lascio alla fine, proprio perché insomma voglio appunto darti la notizia bomba. Cominciamo da subito dalla prima cosa. Allora, va avanti il canale Loreair, va avanti appunto con il VFR Tour Loreair e va avanti anche con i voli su DCS, quindi diciamo due appuntamenti settimanali per quanto riguarda il canale Twitch, uno al mercoledì generalmente e l'altro invece alla domenica o al sabato pomeriggio, sempre col gruppo volo Loreair, dove ci troviamo bene e dove facciamo un sacco di cose ganze interessanti. Ultimamente ho un po' di problemi con l'audio, io vi chiedo, ti chiedo, e quando ascolti le mie dirette su Twitch, di dimmelo subito se si sente oppure no il volume, proprio perché io possa mettere a posto tutto. Non sono proprio espertissimo per quanto riguarda OBS, ma piano piano insomma, guardando un po' dei tutorial, insomma, comunque questo è un canale che sta crescendo, sono molto contento dei 3000 iscritti e quindi insomma ancora ho qualche problema di dentizione. So che ci sono canali più blasonati, canali che fanno 10.000, 20.000, 60.000 iscritti, insomma io credo che per quello che sono, per il tempo che ho, per le mie capacità, ma soprattutto per l'argomento, insomma, siamo limitati per adesso a 3000 iscritti, che comunque secondo me è un traguardo degno di nota. Speriamo che diventino sempre di più e speriamo che vada avanti. Ho fatto una fatica a scrivere queste tre pagine che te ne immagini nemmeno. Allora, seconda cosa che ti dico, la community Loreair, il canale Discord, anch'essa sta crescendo in maniera quasi esponenziale, ma soprattutto la cosa più divertente e interessante è che abbiamo varie sezioni legate a Digital Combat Simulator, a Fly Simulator 2020 e a X-Plane, quindi tu puoi entrare nelle varie community, nelle varie stanze e stare lì con gente che fondamentalmente la pensa, anzi fa voli come li fai tu. Trovi qui sotto il link in descrizione dove puoi entrare nelle varie stanze, entrare nel gruppo, c'è da fare qualche spunta perché devi accettare un pochino di condizioni, devi dirci se sei maggiorenne o minorenne, perché credo che sia estremamente importante, anche perché insomma se sei un pilota alle prime armi oppure sei un minorenne, insomma, che di solito sei legato un pochino di più su Fortnite piuttosto, insomma ti trovi una community un po' particolare e interessante, e soprattutto ti tratteremo coi guanti di velluto, proprio perché i minorenni vanno così trattati. Inoltre ti dico una cosa importantissima: ogni sera, a partire da qualche settimana, ci siamo anche inventati appunto un appuntamento quotidiano sul canale Discord. Infatti alle ore 18:30 troverai sempre qualcuno con cui parlare, interagire, soprattutto se sei nuovo, soprattutto se ti iscrivi al canale. Entra, ma attendi verso le 18:30, che ci siamo un po' noi, dove ti possiamo insomma chiedere chi sei, cosa fai, dove vai, con cosa ti piace volare, e indirizzarti anche nelle varie stanze più adatte ai tuoi gusti, alle tue preferenze, eccetera, eccetera.
Quindi come si fa a entrare nel quello che noi lo chiamiamo tranquillamente il nostro antipasto, anzi aperitivo, scusa, il nostro aperitivo quotidiano? Beh, si va nella stanza aeroporto Loreale, poi lì trovi il caffè e lì appunto trovi un po' di disperati, di amanti del volo come me, come te, insomma, con cui chiacchierare, con cui dirci: ma io non riesco a fare sta cosa, io non riesco a fare quest'altra, mi dai una mano, eccetera eccetera. Insomma, si riesce un pochino ad aiutare tutti. Mi raccomando però, insomma, che l'orario è quello delle 18:00-18:30, quindi mi immagino, no, anche se stai tornando dal lavoro, poi sei appena tornato a casa, ti scarichi l'app di Discord direttamente sul tuo telefonino e mentre torni a casa, ovviamente in totale sicurezza, con i vari viva voce eccetera eccetera, ci racconti la tua giornata, stiamo un pochino insieme appunto nell'aperitivo quotidiano. Poi la notizia bomba che l'ho tenuta qui al pollicione, quello che insomma, diciamo, per la gioia mi sono affettato. Beh, allora, la notizia bomba è che nascerà molto presto lo stormo legato al gruppo Discord Loreale. Ovviamente sarà legato a DCS, a Digital Combat Simulator della Eagle Dynamics, ma soprattutto nasce appunto un gruppo dove potrai volare, dove potrai imparare direttamente il tuo velivolo preferito riguardo al Digital Combat Simulator, solo riguardo al Digital Combat Simulator. Quindi questo stormo è uno stormo, diciamo, legato soltanto a DCS. E che cosa faremo, che cosa vedremo? Beh, insomma, sappi che siamo in, diciamo così, in formazione, nel senso che stiamo ultimando un pochino tutti i preparativi per poterlo realizzare a breve, a brevissimo, io spero entro la fine dell'anno, ma comunque già adesso sono aperte, tra virgolette, le iscrizioni. Si imparerà a volare al meglio con Digital Combat Simulator e col modulo che ti piace di più, e poi casomai faremo anche, tra virgolette, battaglie con altri gruppi quali sono in accordo, con quali sono in contatto, in modo da, diciamo così, riunire anche così virtualmente anche tanti altri gruppi che volano, alla faccia di coloro che mesi, anzi un annetto fa, mi buttarono fuori da un noto stormo proprio perché pensavano che io avessi già costruito questo stormo qua. In realtà, hai visto, è venuto fuori soltanto adesso. Quindi che dire? Bene, hai queste tre notizie bomba. Ringrazio di nuovo tutti coloro che A, fanno parte del Discord Loreale, che si sono iscritti, B, tutti coloro che si sono iscritti e che mi hanno seguito in questi mesi sui vari social piuttosto che su YouTube, perché grazie a ognuno di voi siamo arrivati a questo punto, che non è un punto altissimo, però insomma io sono contento, sono una persona che sta contenta. Poi ringrazio tutti i ragazzi dell'amministrazione, diciamo dei moderatori del Discord Loreale, perché sono veramente la colonna portante del gruppo e mi stanno supportando tantissimo, cose che io non sarei mai riuscito a fare da solo le fanno questi ragazzi così volenterosi, così bravi, di cui parlerò, anzi mi piacerebbe fare una scheda su ognuno di loro nei prossimi mesi, proprio perché li possiate conoscere e perché proprio loro saranno quelli che saranno appunto gli istruttori del Discord, appunto dello stormo stesso. Bene, che dire, la puntata finisce qui, il nostro El Caffè finisce qui. Mi raccomando di nuovo, iscriviti al canale, lascia un bel mi piace e soprattutto clicca sulla campanella, e se puoi appunto supporta il canale attraverso i tuoi acquisti su Amazon piuttosto che appunto sull'abbonamento qui sul canale Loreale. Mi raccomando, stai attento quando affetti il prosciutto, perché sennò poi dopo finisce che non puoi utilizzare Lotas, come è successo a me e succederà a me nei prossimi settimane, nel prossimo mese. Spero che duri poco questa cosa. Anche per oggi è tutto. Happy Landings by E-Line. Ciao, alla prossima!